Salve a tutti amici di YouTube, oggi sono qua per presentarvi il mio FDCR appena ultimato. Presenta un'elaborazione intermedia Stage 6, GT Stage 6 Sport alluminio monofascia, mentre all'alimentazione ho montato un 19 PHBG dell'orto, un carburatore molto valido. Per quanto riguarda la marmitta, ho optato per la Stage 6 Pro, non omologata, studiata dicono per questo GT, anziché le scelte erano tra questa, una Power Sound, però la Power Sound dicono che sia un pochino leggermente più chiusa, a me francamente dell'omologazione non mi interessava, quindi ho optato per fare monomarca e quindi Stage 6. Monto Albero Carenzi Racing. Spalle piene, centralina top performance rossa anticipo variabile. E questa centralina è molto importante perché l'F12 esce di serie con accensione Euro 2 e questo penalizza moltissimo il GT, soprattutto vabbè, velocità massima, accelerazione e poi soprattutto dopo quando cambiate il carburatore, ad esempio dal 12 passate al 19 che non ha più il solenoide. Questa senza la centralina gripperete per forza e ritroverete un buco sul cielo del pistone. Trasmissione, monto frizione Malossi Delta Cloche con mollette gialle, campana Stage 6 RT da 250, variatore multivar con molla di contrasto gialla, massette mi sembra da 4,5, come ho settato mi sembra ieri andava molto bene. Motorino, io ho finito il rodaggio da poco, 350 km. Gli ho dato una tirata quasi a manetta e ho toccato i 133, che vabbè, non è uno zip, quindi non è proprio leggerissimo, è una velocità buona per un intervento, niente di che, però sul piano. Questo GT presenta un buon rapporto tra velocità massima e accelerazione, una coppia che entra sugli 8.000 giri proprio agli estremi e quindi quando a seconda di come l'ho assettata della molla di contrasto, comunque il mio è più o meno sui 30 km/h, dai 30 in poi se butto giù si sente una bella accelerazione. Si alza quasi di gas, diciamo, cioè per impennare va più che bene, si dà sempre un colpo, però va bene. Io ho provato il GT senza centralina inizialmente e devo dire che la differenza è sostanziale, soprattutto perché vedevo dei Piaggio con motore DR senza nemmeno alimentazione maggiorata riuscire a starmi davanti, no, però sempre alla pari, mentre ora è tutta un'altra cosa. Allora vi faccio vedere lo scooter. Esteticamente ho riverniciato i coperchi. Vabbè, poi bucandoli così quello è per l'estetica, anche questo. Vediamo la marmitta Stage 6, la Pro non omologata, curva e coppia per ora l'ho mantenuta originale, poi vedremo se cambiarla, però per ora mi va bene. Possiamo intravedere il 19 e sotto ci sarà l'airbox con pipetta aggiuntiva per far entrare più aria, perché il cono l'ho provato, devo dire per girarci faceva veramente troppo casino e poi qui piove spesso. Questo è il mio motorino e oggi ve lo presento in tutto se stesso, vi farò sentire il suo sound. Aspettate un attimo. Ora bisogna vedere se usare l'aria manuale oppure no.
Questo è il mio motorino e vi saluto. Commentate, mi raccomando, e ditemi tutto quello che ne pensate. Ciao!